sviluppato delle ricerche a Parigi che riguardano la diagnosi precoce del tumore. Queste ricerche che abbiamo sviluppato portando un po' la nostra anima italiana e tutto quello che avevo accumulato nei miei studi qui in Italia e trapiantandolo un po' in Francia, stanno avendo successo e quindi sono molto felice di parlarvi di questo nuovo campo della medicina. Vorrei anche dirvi, prima che le diapositive si mettano allo schermo, prima di tutto chiedo un po' la vostra indulgenza, perché io in genere non parlo più così spesso italiano e quindi ovviamente ci tengo a parlare italiano, ma se ogni tanto la buona parola mi manca, mi scuso. Mi scuso anche che le diapositive sono in inglese, perché non avanza, bisogna metterlo sul, non bisogna aprirlo nella chiave, ma bisogna metterlo sul bureau. E quindi vi dicevo, le diapositive sono in inglese, ma se seguite il filo di quello della storia che vi racconto, penso che non ci saranno problemi. Allora, noi lavoriamo in un campo che... Bisogna fare, se no ho il computer anche. È pesante poi il computer, se no apro. Quello lì, ci sono vari file nel desk. Ah, ecco, sta arrivando. Che se no. Se si blocca, apriamo dal computer. Ecco, no, ma questo ha ragione, perché evidentemente c'è qualcosa di pesante. Lo vedete? Sì, non avanza. C'è uno del computer, è un Macintosh il vostro? Sì. Apro giusto. Allora, ecco, ne approfitto intanto che la presentazione si installa per dirvi che noi lavoriamo nel campo della nuova medicina, per quello anche che tutti i discorsi che ho ascoltato qui oggi mi parlano veramente. Stiamo facendo uno sforzo per spostare il... ecco la prima diapositiva, grazie. Per spostare, per fare evolvere la medicina, non siamo soli evidentemente, ma la nuova medicina è ritenuta non invasiva, è ritenuta personalizzata e predittiva. Diciamo che dopo tutti i classici canoni della medicina evidence-based, con i grandi studi clinici, le grandi guidelines, adesso le nuove orientazioni che sono state date da Leroy Hood, che è un grande papa della medicina moderna e del biomedicale moderno americano, sono queste direzioni della medicina personalizzata e predittiva. Allora, personalizzata cosa vuol dire? Vuol dire che le stesse terapie non vanno bene per tutti, che bisogna cercare di adattare la diagnosi e la terapia ai bisogni dei singoli. Allora, noi lavoriamo nel campo delle cellule tumorali circolanti. Vorrei passare, ecco, posso passare io stessa. Ecco, questo schema è uno schema importante, perché vi mostra come il tumore uccide. Cioè, come sapete forse, il tumore non uccide nella grande maggioranza dei casi tramite la massa primitiva o tumore primitivo. Il tumore uccide con la sua capacità a formare delle metastasi. Ma come fa a formare le metastasi?
E questo è il punto del nostro studio e delle nostre ricerche e degli sviluppi anche diagnostici. Allora, intanto perché uccide solo con le metastasi, o in grandissima maggioranza dei casi tramite le metastasi? Perché la massa tumorale ovviamente può essere tolta chirurgicamente, ma se questa massa tumorale comincia a diffondere delle cellule nel sangue, come vedete qua, e che vanno in giro per il corpo, si fissano in organi a distanza, in genere restano, si dice, in dormancy, cioè non proliferano e non muoiono per molto tempo, fino a quando uno stimolo le induce a proliferare. Questa è la metastasi. Quando siamo a questo stadio, lo sapete tutti, è molto difficile controllare la vita del paziente e avere una terapia che controlla la malattia tumorale. Ma allora il punto principale è che questo processo che porta alla formazione di metastasi è molto lento e molto inefficace. E con i nostri studi, non solo con i nostri, ma con l'accumulazione di tutte le conoscenze che ci sono in letteratura e che dimostrano questo, noi vogliamo anche far cambiare l'idea del tumore che è spesso nella testa delle persone, che paralizza le persone, perché il tumore è vissuto come un killer che arriva alle spalle e da un colpo di pugnale non si può fare niente. No, il tumore uccide lentamente. Perché uccide lentamente? Perché queste cellule passano nel sangue, restano nel sangue per degli anni, circolano nel sangue per degli anni, prima che effettivamente ci sia questo stadio e ancora poi questo stadio di proliferazione delle micrometastasi. Allora, il punto principale è anche che queste cellule tumorali, quando passano nel sangue, da tumori solidi, da tutti i tumori solidi, come sapete si distinguono i tumori solidi che derivano dagli organi, dalle leucemie, linfoma, che sono tumori che derivano dalle cellule del sangue. Ebbene, quando queste cellule, passano nel sangue, cioè qui, perdono i loro abiti usuali, cioè le cellule degli organi esprimono delle proteine che chiamiamo epiteliali. Queste cellule che passano nel sangue cominciano a trasformarsi, perché il loro mestiere non è più di stare aderenti le une all'altra per formare un organo, sono diventate tumorali e hanno la capacità di staccarsi dalle altre senza morire e circolare nel sangue. A questo punto hanno quella che si chiama epithelial to mesenchymal transition, cioè perdono le proteine epiteliali e acquisiscono delle proteine che si chiamano mesenchimali in italiano, che sono le stesse che hanno i leucociti. E ve lo dico perché è importante per quello che poi vi racconterò dopo. Allora, qual è il problema principale in questo campo? Che queste cellule tumorali nel sangue sono state viste nel 1869 da un medico australiano che ha curato un paziente che era morto di metastasi diffuse, ma dopo mai più viste, sono rarissime, al punto che negli anni 1960 i ricercatori americani hanno cominciato a studiarli nell'animale, perché lì potevano avere dei tumori fluorescenti e le cellule fluorescenti erano visibili. Perché sono così difficili da vedere? Perché è così importante poterle individuare e diagnosticarle senza errore? Intanto perché è così difficile? Perché sono rarissime? Cosa vuol dire rarissime? Vuol dire che in un millilitro di sangue, che è circa mezzo cucchiaino da caffè, ci sono in media da 5 a 10 milioni di globuli bianchi, ci sono circa 5 miliardi di globuli rossi, ma se ci sono una o qualche cellula tumorale. E queste cellule tumorali quindi non sono assolutamente visibili con gli esami correnti standard del sangue. Non è la sola difficoltà, perché queste cellule rare che sono nel sangue non sono le sole cellule. Se fossero solo loro sarebbe facilissimo, ma no.
ci sono anche delle altre cellule che sono altrettanto rare di queste cellule tumorali e che possono essere delle cellule degli organi, e non lo sapevamo, ma i nostri organi, se c'è un'infiammazione, diffondono delle cellule nel sangue, quindi queste non sono tumorali ma possono andare nel sangue. E poi le cellule tumorali stesse che possono trovarsi nel sangue possono essere eterogenee, che rende molto difficile catturarle. Possono esprimere proteine epiteliali o no, possono esprimere solo le mesenchimali, possono avere dei fenotipi ibridi e quindi il ricercatore si trova veramente in un complesso di difficoltà che ha bloccato questo campo fino agli anni 90. Allora, perché è così importante trovare queste cellule, non solo trovarle, ma poterle diagnosticare in modo corretto e senza errore? Ma perché questo è un marcatore molto speciale? Non è una proteina come il PSA o altri marcatori che conoscete, la fitoproteina. Queste sono molecole. Queste qui, le cellule, sono parte del tumore. La cellula è l'unità biologica vivente, quindi sono parti del tumore e significa andare a identificare la presenza del tumore nel sangue. Ora, questa possibilità non c'era e non è ancora utilizzata dai medici, è per questa possibilità che noi ci battiamo. In poche parole, quando un paziente è diagnosticato con tumore, il medico fa una diagnosi di estensione, un bilancio di estensione, cioè va a guardare quanto il tumore si è esteso nel corpo, va a vedere se ci sono linfonodi, va a vedere se ci sono metastasi, e c'è un compartimento che pertanto è importantissimo, il sangue. Nel sangue il medico non può andare a vedere per adesso se ci sono cellule tumorali. Dunque noi ci siamo battuti per apportare al medico questa possibilità di andare a vedere nel sangue se il tumore è stato capace di diffondere nel sangue, perché questo è il primo passo che mette il paziente a rischio di avere delle metastasi. E in oncologia il fatto di intervenire con una terapia precocemente è un vantaggio immenso. Cioè, se noi guardiamo l'oncologia globalmente, vediamo che in 40-60% il tumore lo possiamo controllare, in certi casi possiamo anche guarirlo, ma c'è un 40% di tumori che non riusciamo veramente a controllare. Questi tumori sono i tumori che sono diagnosticati molto tardi. Lì abbiamo molta difficoltà perché, anche come ha spiegato il professor Di Bella, le mutazioni si accumulano e il tumore diventa resistente a tutto. Ecco, quindi è molto importante poter andare in questo compartimento sanguigno, identificare senza errore queste cellule tumorali e poter quindi trattare il paziente prima che le metastasi si formino. La presenza di cellule tumorali nel sangue significa che il paziente è a rischio di sviluppare delle metastasi, non significa che le metastasi sono formate, perché ci vogliono anni prima che le metastasi si formino. Allora voi capite l'importanza di questo campo, perché se c'è un paziente, per esempio, che ha un tumore che è creduto localizzato, il tumore è operato e poi si vede, non so, per esempio il tumore del seno, in genere sapete che il tumore localizzato a 5 anni c'è 30% di recidive. Ebbene, pertanto il tumore era considerato localizzato quando è stato operato. E cosa succede? Che se ci sono delle cellule che sono partite in circolo nell'organismo, si toglie il tumore e poi il tumore recidiva. Allora, il fatto di sapere in un paziente che è considerato con un tumore localizzato che ci sono cellule nel sangue, cellule tumorali diagnosticate nel sangue, è importante, perché allora si fa una terapia in più, la migliore possibile, e si eliminano queste cellule prima dell'intervento, e così si ha più probabilità di eliminare il tumore. In modo analogo, quando il tumore è stato operato, se si sorveglia il paziente si può vedere apparire le cellule tumorali prima delle metastasi, e lì adesso non si fa niente, perché immaginate che adesso quello che si fa per seguire i pazienti operati
sono delle analisi di imaging. Le analisi di imaging vedono la recidiva e la metastasi quando è già formata. E quindi lì abbiamo un modo per poter sorvegliare quello che succede sotto l'acqua e ovviamente la metastasi è la punta dell'iceberg e agire precocemente. Allora, come noi siamo biologi molecolari, siamo medici, oncologi, io sono oncologa e ematologa e poi in Francia sono diventata biologa molecolare. Quando questo campo è apparso negli anni 91-92, con la mia equipe ci siamo veramente molto applicati perché abbiamo visto là una possibilità di migliorare la terapia e la presa in carico dei pazienti. E abbiamo applicato, come anche altri gruppi, siamo stati tra i primissimi a lavorare nel campo, le tecniche molecolari. Non ho più il tempo di farvi tutta la storia, abbiamo sviluppato le tecniche molecolari per identificare queste cellule, abbiamo voluto testare se queste tecniche molecolari veramente non si sbagliavano e abbiamo pubblicato che le tecniche molecolari si sbagliavano. E quindi lì ci siamo trovati e abbiamo detto come possiamo fare per trovare queste cellule e per dire che c'è una cellula tumorale nel sangue senza sbagliarsi. Questo era il nostro fine. E quindi abbiamo cercato di percorrere altre vie, abbiamo capito che dovevamo non studiare le molecole, cioè lisare le cellule e studiare le molecole, dovevamo estrarre queste cellule dal sangue intatte, in modo che non la morfologia della cellula resti intatta, e poi fare una vera diagnosi di presenza di cellule tumorali con le tecniche che in medicina esistono già, perché voi sapete credo tutti, che in medicina con la citopatologia si può fare diagnosi di cellule tumorali come si fa nel PAP test e in altri casi di analisi di biopsie o di altri liquidi come le urine, ma nel sangue non si poteva fare. Ma come estrarre queste cellule dal sangue? Abbiamo fatto una sapevamo, essendo io ematologa, che le cellule le più frequenti nel sangue, quelle più rappresentate, sono le più piccole cellule dell'organismo, sono i linfociti maturi e i neutrofili. Quindi abbiamo detto dovremmo riuscire a filtrare il sangue per estrarre le cellule più grandi. Quando abbiamo cominciato a seguire questa pista ci hanno detto che dovevamo avere un po' una rotella giù di posto, perché ci hanno detto forget it, non è possibile, è impossibile filtrare il sangue, ci sono in verticale, ci sono troppe cellule e la differenza di taglia tra le cellule del sangue, queste le più piccole che sono 7-8 micron, e le cellule che ci interessano, le cellule di organo, compreso le cellule tumorali, sono da 1 a 2. Quindi non è per niente come filtrare la sabbia con un setaccio e togliere delle conchiglie. Queste sono 100-1000 volte più grandi del granello di sabbia e noi ci abbiamo giusto una differenza di 1 a 2. Ma noi non vedevamo altra possibilità che questa. E quindi ci siamo molto intestarditi. E abbiamo detto dobbiamo sviluppare un sistema capace di filtrare il sangue in verticale e di estrarre dal sangue le cellule di organo, poi se restano intatte le mostriamo al citopatologo e lui ci dice se ci sono le cellule tumorali. E tra l'altro in questi anni in cui abbiamo sviluppato questo metodo ho avuto la grande chance di avere una collaboratrice italiana, Giovanna Vona, che purtroppo è poi deceduta di tumore, ma che resta sempre nel mio cuore. E quindi questo è il lavoro che abbiamo pubblicato nel 2000. Allora, come funziona il sistema? Il sangue è giusto prelevato, diluito con un tampone che abbiamo sviluppato e si mette il sangue in sorte di cartucce che vanno in una macchina e la macchina è capace di trattare il sangue e alla fine si estrae un filtro con 10 zone circolari che noi chiamiamo spot. In ognuna sono le cellule larghe che erano prima del trattamento con questo metodo
che erano in un millilitro di sangue. Qui ci sono 10 spot. Le cellule sono intatte, le vedete qua, qui sono i pori della membrana e possono essere studiate a livello morfologico ma anche molecolare per le proteine che esprimono e anche per tutto quello che è DNA, RNA, mutazioni e analisi. Questa tecnica l'abbiamo chiamata ISET, Isolation by Size of Tumor Cells, e abbiamo qui 5 brevetti su questa tecnica e poi in seguito ho dovuto fondare una struttura che potesse portare questo, fabbricare questo apparecchio e metterlo a disposizione degli altri ricercatori che volevano testarlo. Allora, quando abbiamo pubblicato il nostro primo articolo in 2000, abbiamo pubblicato questa cosa straordinaria che prendevamo una sola cellula dai mezzi di cultura, una sola cellula la mettevamo in un millilitro di sangue, trattavamo il sangue e ritrovavamo la cellula. L'abbiamo pubblicato noi e in seguito tutti questi altri gruppi scientifici, in modo completamente indipendente da noi, hanno pubblicato che il nostro sistema ha proprio questa sensibilità senza confronto di una cellula per millilitro. Ma in seguito noi abbiamo continuato a lavorare, vedete, lavoriamo con delle linee cellulari che hanno cellule di varia taglia, facciamo delle analisi estensive, non ho qui la possibilità di mostrarvi tutto in dettaglio, ma prendiamo una sola cellula con una tecnica un po' sofisticata, la mettiamo in 10 ml di sangue, diluiamo, filtriamo, eccola qua, fluorescente ovviamente perché dobbiamo poter ritrovare quella che abbiamo messa. E questo è un lavoro che è appena stato pubblicato in PLOS ONE della nostra equipe, e abbiamo mostrato che il nostro limite di detezione, cioè il limite di sensibilità, è una cellula tumorale in 10 ml di sangue, e questo lo ritroviamo in 85-100% dei casi, e nessuna tecnica al mondo è capace di far questo. Una sola cellula, così immaginate, può incollarsi alla pipetta, è veramente molto 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 estremo. Perché ci siamo così tanto intestarditi a volere una tecnica molto sensibile? Perché più si è sensibili, più si può trovare queste cellule precocemente quando cominciano a diffondere nel sangue, quindi più precocemente possiamo individuare l'invasione tumorale. E dunque, come abbiamo detto, è l'invasione tumorale che uccide. Allora, questa è la panoramica mondiale dei metodi che cercano cellule tumorali circolanti. Come vedete non siamo i soli, siamo i secondi, questi non sono più 42 ma 52 adesso, questa è una diapositiva della recente, pubblicazioni scientifiche indipendenti, noi, non finanziate dall'industria, nessuna delle nostre pubblicazioni, abbiamo messo il nostro apparecchio a disposizione degli scienziati, ovviamente lo comprano, e nessun impatto sui loro risultati, possono pubblicare quello che vogliono, e hanno pubblicato dei risultati straordinari. Allora, davanti a noi c'è una filiale di una multinazionale americana, questo metodo Cell Search, che vedete qua, loro hanno 100 pubblicazioni scientifiche, sono stati finanziati all'altezza di varie decine, di centinaia di milioni di dollari, lo dicono loro stesso, ma hanno, vi mostrerò, molti falsi positivi, molti falsi negativi, non riescono a identificare in modo diagnostico le cellule tumorali. Questa è la ragione per cui esattamente 15 anni dopo aver messo in circolazione il metodo, all'ultimo congresso a San Francisco, dove ero l'anno scorso, hanno annunciato che fermavano il marketing e l'apparecchio non è più fabbricato, continuano solo a vendere i consumables. Perché? È importante che voi vediate che questa sfida che ci siamo dati non era una sfida facile. Come fanno, come fa il metodo Cell Search? Il metodo Cell Search, in riassunto, utilizza degli anticorpi, cioè delle proteine, che riconoscono le proteine epiteliali. E quindi hanno pensato che tutte le cellule che erano nel sangue esprimevano queste cellule epiteliali, ma come vi ho detto non è vero.
certe cellule tumorali, le più maligne delle cellule tumorali, perdono queste proteine epiteliali e esprimono le proteine mesenchimali. Queste cellule quindi loro le perdono e hanno dei falsi negativi. Secondo, come vedete, il risultato sono delle immagini in uno schermo fluorescenti, non si può assolutamente fare una diagnosi citopatologica di presenza di cellule tumorali nel sangue. E terzo, sono molto poco sensibili, e questo non è stato dimostrato da noi, ma è stato dimostrato da molti altri scienziati, vi mostrerò. Allora, prima questo studio di un gruppo tedesco molto conosciuto, quello di Klaus Pantel, e loro hanno studiato dei pazienti con infiammazione e hanno trovato che questo cell search trova delle false cellule tumorali circolanti in almeno 10% dei casi, in più di 10% dei casi. Perché? Perché le cellule di organo che passano nel sangue, ve l'ho detto all'inizio, e che non sono tumorali, che possono passare nel sangue per infiammazione, possono passare nel sangue perché c'è uno shock, se urtate un oggetto, gli organi sono spugne un po', e quindi a livello delle cellule rare circolanti lasciano passare cellule, e loro non riescono a distinguere tra cellule di organo e cellule di organo tumorali, e quindi si sbagliano. Questi sono tutte le pubblicazioni indipendenti di differenti gruppi che hanno comprato il nostro sistema e hanno paragonato il nostro sistema ISET con il sistema Cell Search americano, e hanno pubblicato tutti che il nostro sistema trova una percentuale più alta di pazienti con cellule cancerose circolanti rispetto a Cell Search, ma anche se si guarda il numero di cellule cancerose circolanti, quindi la mediana, se ne trovano molto di più con il nostro metodo che con quello Cell Search. E questa è ancora una visione del paragone tra il nostro metodo e quello americano: in rosso i risultati ottenuti con ISET, in grigio quelli con Cell Search, e si vede chiaramente che ISET è molto sensibile, quindi hanno dei falsi negativi e dei falsi positivi. Allora, cosa si vede con ISET? Con ISET si vede una fauna che non era conosciuta, perché nel sangue quello che si conosceva sono le cellule del sangue, evidentemente, globuli bianchi, globuli rossi, ma adesso con questo metodo si vedono le cellule rare. E nel sangue si trovano delle cellule epiteliali normali di organo. Questo è un lavoro del gruppo di Paul Hoffman, che è un psicopatologista di Nizza, e ha usato molto il nostro sistema, completamente indipendente. Quindi queste sono cellule di organo normali, queste cellule sono prese per cellule tumorali dal cell search. Queste sono cellule atipiche ma non tumorali, ancora sono prese come cellule tumorali dal cell search, perché queste cellule esprimono le proteine epiteliali, quindi loro le considerano tumorali. E per finire, queste sono le vere cellule tumorali, e in queste cellule tumorali ce ne sono che esprimono e che non esprimono gli antigeni epiteliali, e quelle che non esprimono sono perdute dal cell search perché non riescono a catturarle. E dunque, invece noi, queste cellule che perdono gli antigeni epiteliali esprimono gli antigeni mesenchimali, esprimono la vimentina, e vedete qua che noi possiamo identificarle e anche dimostrare che queste cellule che sono perdute dal cell search sono tumorali e esprimono la vimentina. Allora, una domanda importante: ok, abbiamo messo un nuovo compartimento del nostro corpo a disposizione del citopatologo, ma adesso la citopatologia sarà fatta su delle cellule che sono estratte dal sangue col nostro metodo ISET. Possiamo dire che la citopatologia è ancora diagnostica, come se l'applichiamo all'urina, alla scite, o se l'applichiamo alle cellule prese dal collo dell'utero? Questa è la domanda che è stata posta sempre da questo gruppo di citopatologi. Sono stati tra i primi a lavorare con il nostro sistema, hanno testato 770 campioni di sangue che comprendevano 569 derivati da pazienti e altri da soggetti senza tumore, hanno letto in 10 citopatologisti
in cieco, cioè non sapevano che campione veniva da pazienti con tumori e che campione veniva da pazienti senza tumore, e hanno trovato delle cellule tumorali unicamente nei pazienti con tumore. Hanno concluso, è la conclusione di questo studio, che la citopatologia con i suoi criteri classici è valida per fare diagnosi di presenza delle cellule tumorali nel sangue quando le cellule sono estratte dal sangue col nostro sistema ISET. Molti studi, non posso passarli tutti, ma vado svelta perché c'è un punto che voglio fare sulla detezione, identificazione precoce di queste cellule. Molti studi che hanno mostrato il valore prognostico della presenza di cellule tumorali nel sangue in pazienti con tumore. Questo è uno studio fatto in pazienti con tumore del polmone, e questi ricercatori hanno mostrato che sia negli stadi precoci e tardivi della malattia la presenza di cellule tumorali col nostro sistema è prognostica. Lo stesso nel tumore del fegato, questo è l'epatocarcinoma, la stessa valore prognostico. Questo è un gruppo italiano di Firenze che ha mostrato l'attività prognostica delle ISET per la detezione delle cellule tumorali in pazienti con melanoma, e questo è un lavoro recente del gruppo di John Hopkins che col nostro sistema ha mostrato che le cellule tumorali circolanti sono prognostiche nei pazienti con tumore del pancreas. In totale 52, adesso sono già 54 pubblicazioni scientifiche indipendenti che si trovano, che potete scaricare da questo sito web, RefCells, dove potete scaricare il lavoro scientifico e leggerlo, e praticamente moltissimi tipi di tumore solido. Il metodo è valido per tutti i tipi di tumore solido, carcinoma, sarcoma, melanoma, tutti i tipi. A livello delle leucemie, ovviamente non riusciamo a isolare le cellule della leucemia a linfociti cronica, perché le cellule sono piccole, ma cellule di leucemie come a mieloblasti o a promielociti sono grandi cellule e le isoliamo. Questo è un lavoro del 95 che ha fatto che praticamente ho dedicato e sto dedicando la mia vita a questo campo, perché questo lavoro, che è stato fatto da Lance Liot, un grande scientifico americano, ha mostrato sulla base di dati epidemiologici che l'invasione tumorale, e quindi ovviamente il passaggio di cellule tumorali nel sangue, anche se all'epoca non si poteva dimostrarlo, comincia 5 a 6 anni, a questo punto comincia 5 a 6 anni prima della diagnosi. Vuol dire che dovremmo poter trovare le cellule tumorali nel sangue se il tumore è invasivo, invade il sangue, e quindi anche se il tumore è agli inizi, se il è capace di invadere il sangue, quindi se è molto pericoloso, se è molto killer, dovremmo trovare le cellule tumorali. E per questo ci siamo così concentrati, direi accaniti nel spingere la sensibilità di questo metodo il più possibile. Altri dati sono arrivati dopo nella letteratura. Per esempio, questi sono dati in pazienti che hanno mostrato che nel tumore del seno allo stadio 1 ci sono già delle cellule tumorali nel midollo osseo, ma nel sangue non si sapeva ancora. Quindi l'invasione comunque precoce delle cellule tumorali nel sangue. Questo è un lavoro nell'animale, un modello di tumore del pancreas, che ha mostrato che già a livello del carcinoma in situ delle cellule tumorali possono passare nel sangue e invadere se il tumore è molto invasivo. D'altra parte, se ci pensate, se il 40% dei tumori sono diagnosticati in fase metastatica, sono i tumori che non riusciamo a combattere, questi tumori qui devono avere delle cellule nel sangue negli anni precedenti. Quindi se noi abbiamo un modo per testare il sangue, dobbiamo arrivare più precocemente. Allora, questo è importante, perché questa è una rivoluzione nei nostri concetti della formazione dei tumori. Non ho studiato questi aspetti quando ero qui studente in Modena e in Bologna. Noi pensavamo all'epoca che il tumore si forma, cresce, e quando è cresciuto diffonde delle cellule tumorali. Questo ricercatore, con la sua equipe e anche con molti altri studi internazionali, ha mostrato che non è vero.
i tumori nascono o invasivi o localizzati. Se sono non invasivi, quindi localizzati, crescono e dunque danno prima di tutto segnale della loro presenza, perché la massa prima o poi dà un segno, e poi possono diventare invasivi. Ma i tumori veramente, quelli che non riusciamo a combattere, nascono invasivi, cioè a partire dalle prime formazioni tumorali cominciano a diffondere cellule tumorali nel sangue, e queste cellule tumorali che passano nel sangue molto precocemente cominciano ad avere un'evoluzione anche in termini di mutazioni che accumulano indipendente, e quindi formano differenti tumori, e quando le metastasi sono formate sono veramente quasi dei tumori diversi, con mutazioni diverse, per questo che è molto difficile combattere il tumore quando si arriva tardi. E questo è un lavoro che è appena stato pubblicato nel dicembre scorso dal gruppo di Klein, da Nature, che mostra che la disseminazione precoce delle cellule tumorali va a fondare i focolai metastatici, cioè le cellule tumorali che partono nella circolazione già precocemente hanno la capacità di fondare questi focolai metastatici. Perché? Perché, come sapete, il tumore per svilupparsi ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di nutrimenti, e quindi non può sopravvivere se non stimola l'angiogenesi, e se non muore. Cioè, abbiamo dei tumori che si formano e che muoiono da soli o che sono eliminati dal sistema immune, ma quando il tumore non muore vuol dire che è capace di stimolare i vasi, quindi l'angiogenesi, e questa angiogenesi è la formazione di microvasi che sono difettosi, e come si vede qua le cellule tumorali fanno parte della parete dei vasi, quindi non è possibile capire che queste cellule tumorali che fanno parte dei vasi della nuova angiogenesi possano essere, diciamo, diffondersi nel sangue e ritrovarsi nel sangue. Allora, questo è proprio il punto: è possibile diagnosticare precocemente i tumori invasivi. Il nostro sforzo è stato tutto in questo senso, di poter sviluppare un metodo che sia capace di dire se sì o no ci sono cellule tumorali nel sangue senza sbagliarsi, e questo penso che l'abbiamo, e il più sensibile possibile. Adesso vi racconto la storia che nell'aprile 2014 il New York Times aveva fatto una review, un'analisi di tutti i metodi basati sul sangue in oncologia predittiva, e aveva concluso, è la frase che avete qua, aveva concluso che nessun test è capace di identificare il tumore prima dell'imaging, cosa che sarebbe un passo immenso per la guarigione dei tumori e per la riduzione della mortalità per tumore. Lo stesso anno questo gruppo che lavora in Francia in modo assolutamente indipendente, noi non sapevamo neanche che stavano facendo questo studio, hanno pubblicato questo lavoro. Cosa hanno fatto? Hanno preso dei pazienti a rischio di sviluppare un tumore del polmone, cioè dei pazienti fumatori con broncopatia cronica, e li hanno seguiti per 6 anni. E tutti gli anni i pazienti avevano il nostro test, ISET, e avevano lo scanner. E c'erano 254 pazienti, e inclusi 168 con questa broncopatia. Ne hanno trovati 5. Questi 5 pazienti li hanno trovati con nel sangue delle cellule tumorali, chiaramente tumorali, e lo scanner non mostrava niente. E hanno continuato, perché era uno studio osservazionale, credo che si dica così in italiano, se no correggetemi, e hanno continuato tutti gli anni a fare ISET e scanner, e lo scanner ha mostrato il nodulo tumorale da 1 a 4 anni dopo il momento, nei 5 pazienti, dopo il momento in cui hanno visto le cellule tumorali nel sangue. Come il nodulo è stato visto, il paziente è stato operato immediatamente, è stata fatta una diagnosi istologica sul nodulo, si trattava ben di un tumore del polmone, e
il magnifico di questa storia è che abbiamo quasi, questo gruppo ha quasi 5 anni per la più parte dei pazienti dopo l'intervento chirurgico, questi pazienti sono considerati guariti. Non hanno linfonodi, non hanno recidive, non hanno cellule tumorali nel sangue, in un tumore che è il più killer, come sapete, il tumore del polmone è il più letale, e a 5 anni dalla diagnosi sono vivi solamente 10-12%, quindi veramente più letale. Allora, questo studio che è unico al mondo, è rimasto unico al mondo, ancora una volta è stato finanziato da fondi pubblici, non da fondi privati, ha stimolato molti altri studi. Ma vediamo prima qual è la competizione, perché questo sforzo della diagnosi precoce del tumore è uno sforzo per la vita. Il tumore non è diverso da una malattia infettiva. Diciamo che noi adesso riusciamo a debellare la maggior parte di malattie infettive perché le trattiamo molto presto. Il diabete è uguale, riusciamo a combatterlo perché lo trattiamo precocemente. Noi vogliamo che il tumore diventi come queste malattie domani. Certo, non si potrà dire che abbiamo sconfitto il tumore in 100% dei casi, ma la riduzione della mortalità passa per la diagnosi precoce e il trattamento precoce del tumore. Con le terapie che abbiamo, con i mezzi che abbiamo, con i mezzi anche gli sforzi come quelli del professor Di Bella per fare una terapia più personalizzata, più adatta e meno lesiva del paziente, questi trattamenti, se li applichiamo presto, sono i trattamenti che possono risolvere il problema tumore. Allora, cosa si fa a livello internazionale? Siamo nel campo della biopsia liquida, cioè del fatto di poter fare un prelievo di sangue e poter identificare il tumore. Lì non posso farvi una review globale, ma c'è un grande attore, e questo attore è Grail. Grail è una compagnia che è stata finanziata a 100 milioni di dollari e che l'anno scorso ha invaso un po' gli schermi dei nostri ordinatori dicendo che avevano levato 100 milioni di dollari. È una joint venture di Illumina e di Google, e questa compagnia, il suo metodo, quello che vogliono, che stanno facendo, è di prendere il DNA che abbiamo nel sangue, DNA libero, si chiama DNA plasmatico o cell-free DNA, DNA, dunque DNA libero è il DNA al di fuori delle cellule. Abbiamo tutti del DNA al di fuori delle cellule nel nostro sangue che deriva dai leucociti morti. Ora, se c'è un tumore e se il tumore è caratterizzato da delle cellule che muoiono, il DNA di queste cellule va nel sangue e può essere identificato con delle tecniche di sequenziaggio che sono sofisticate e che si chiamano, forse conoscete, Next Generation Sequencing o High Throughput Sequencing. Dunque loro vogliono far diminuire il costo di questi sequenziaggi e poter identificare del DNA con tante mutazioni anche quando il DNA è poco rappresentato. Le difficoltà in questo campo, è un campo molto interessante, sono due. Una è che quando il tumore è piccolo e invasivo, le cellule non muoiono. A questo punto le cellule fanno l'angiogenesi, è per quello che vanno nel sangue, ma non muoiono, stanno proliferando attivamente. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che qua siamo, in questo campo, loro cercano di stabilire un nuovo paradigma di diagnosi di tumore. E non sono per niente negativa, come scienziato per me tutto è possibile, tutto deve essere provato, ma tutto è possibile, e quindi è una direzione sicuramente interessante. Voglio giusto fare una discussione critica. Ecco, questi lavori che sono stati pubblicati da due gruppi austriaci, uno austriaco e uno tedesco, hanno mostrato che in patologie benigne che non si trasformano mai in tumore c'è un'accumulazione di mutazioni di oncogeni. Questo è uno shock. Noi credevamo che gli oncogeni sono mutati solo quando c'è un tumore maligno. No, no. È una prova dimostrato. Allora, come facciamo a fare diagnosi
di tumore sulla sola analisi delle mutazioni, adesso non sappiamo, forse diventeremo capaci stabilendo una certa percentuale di mutazioni sulla totalità del genoma e così. Comunque per adesso il nostro metodo è l'unico al mondo che è stato capace di identificare il tumore, in pratica tumore invasivo, prima dell'imaging. Allora noi siamo un'equipe molecolare, come vi dicevo, e quindi lavoriamo in due direzioni. La prima direzione è quella di poter analizzare le mutazioni in queste cellule tumorali che si trovano nel sangue. Prima facciamo la diagnosi citologica, cioè siamo sicuri che sono delle cellule tumorali, e dopo possiamo andare a vedere le mutazioni. Ci sono, come sapete, delle mutazioni teranostiche che indicano che farmaci possono uccidere la cellula. Ebbene, siamo capaci di farlo su cellule singole, una sola cellula, 2 picogrammi di DNA, siamo capaci di studiare 50 geni, 1800 mutazioni. E con questi metodi sviluppiamo anche delle tecniche per poter dire da che organo queste cellule tumorali derivano, perché se voi avete un soggetto che non ha una diagnosi di tumore, è ritrovato con cellule tumorali nel sangue, noi possiamo dire che ci sono delle cellule tumorali, non possiamo dire da che organo derivano. Sì, possiamo fare delle analisi proteiche. Capite bene che se abbiamo un uomo, quindi possibilità che sia un tumore della prostata, ok, possiamo fare un marcaggio delle proteine per vedere se c'è della proteina PSA nelle cellule tumorali, che ci direbbe che è della prostata, ma non possiamo interrogare quelle cellule rarissime e chiedere loro: diteci da che organo voi derivate. Con le proteine non possiamo farlo, ma possiamo farlo con gli RNA, e quindi lavoriamo nella nostra equipe su questi metodi di transcriptome, quindi analisi di tutti i trascritti su cellule uniche, per poter dare la risposta dell'origine del tumore. Allora, a livello mondiale, dopo questo lavoro che vi ho presentato, c'è una eccitazione incredibile. Già in Francia ci sono due studi multicentrici, uno su 600 pazienti, l'altro su 300. Tutti e due seguono dei pazienti a rischio di tumore del polmone con la nostra tecnica e con lo scanner, per riprodurre in più larga scala quello che è stato visto dal gruppo pioniere di Paul Hoffman. A livello internazionale c'è dunque un grande trial analogo nelle donne a rischio di tumore del seno, BRCA1 e 2, in California, col nostro metodo. C'è un altro studio in Cina sui pazienti a rischio di tumore dello stomaco, sempre col nostro metodo, e ci sono studi in questo senso, ovviamente, per far avanzare la ricerca. Allora, in conclusione, take home message è che queste cellule tumorali circolanti sono per noi un valido strumento per poter identificare precocemente il passaggio del tumore nel sangue, e quindi i tumori invasivi precocemente, che sono i più killer. Nella nostra visione, domani queste analisi dovrebbero essere fatte come si fa un prelievo di sangue, un'analisi della conta leucocitaria. Diciamo che 20 anni fa non si sapeva che ci sono queste cellule rare nel sangue, e quindi siamo 20 anni dopo e ancora le analisi del sangue che fate in laboratorio guardano i leucociti e non guardano le cellule rare, pertanto sappiamo bene che esistono. Quindi noi, il nostro sforzo è che diventi un test di routine a bassissimo prezzo, e che dopo questa prima analisi, che comunque è un'analisi diagnostica perché è un'analisi citopatologica, se ci sono cellule tumorali si può andare a cercare dove è il tumore, si può mettere il paziente sotto sorveglianza, e se ne avremo i mezzi, o se altri che vogliono mettersi in questa battaglia ne avranno i mezzi, potremo dire da che organo le cellule derivano, perché con queste tecniche molecolari sappiamo già che è possibile. E allora, per finire, questa è la mia disclosure: sono dunque professore a Paris Descartes, ho anche una responsabilità a Hôpital Necker, dirigo un gruppo di ricerca in CERN e sono inventore, credo,
di questi brevetti e ho fondato la compagnia. Qui è la nostra ministra della salute, Marisol Touraine, che ci ha fatto l'onore di venire da noi e di felicitarci per lo studio, e questi sono tutti i miei collaboratori e che ringrazio.